avviò in questo momento alla sfida. Copete sta allontanare dell'Usinese, arriva per una conclusione. Non riesce a sentire i compagni dalla lunghissima distanza, ci prova Tedde, ancora una palla in aria, attenzione c'è un tocco di mano, protestano i giocatori, ma si prosegue, c'è il tentativo di... ancora Tempio, c'era l'unico rimasto in alto, era proprio Domenico Sava, attenzione Roccuzzo, salta l'avversario, ne vuole saltare un altro, poi alla fine riesce a mettere un bel cross. Bellissima azione di Roccuzzo che riesce invece molto bene ad agganciare questo pallone Palmas per Bulla, palla dentro, attenzione, davanti alla porta e c'è il raddoppio del Tempio con Savino, 2-0 al 34esimo, la mette dentro Savino per il 2-0. Savino 2-0. Mantenere il ritmo molto alto, intanto mancino avanti, ci arriva Bulla, conclusione respinta da Tanca, ancora una conclusione e c'è il gol del Tempio con Antonio Mossa, 3-0 al 39esimo. Lo scudetto nella sua città, Antonio Mossa. Finisce qui il primo tempo. Tempio che conduce 3-0 nell'area metà campo del Tempio. Secondo fischio per il direttore di gara, si parte dunque per questi secondi 45 minuti con il Tempio. Abbiamo detto che dopo il primo tempo che si è... Attenzione intanto con un pallone in aria e poi una conclusione e c'è un gran gol del Tempio di Savino di controvalzo e va in panchina a prendersi l'abbraccio, ma non sono trascorsi nemmeno 30 secondi, una botta incredibile di controvalzo di Savino che ha sorpreso Tanca. Sì, c'è la conclusione in porta, attenzione, la palla che attraversa l'area. Palla al centro per D'Andrea, non riesce a coordinarsi, attenzione, c'è la conclusione, c'è la respinta di Pitalis. Palla dentro sul primo palo, lontana la difesa, ancora però Usinese che può alimentare l'azione. E invece perde palla e c'era possibilità per Mossa. Partenza velocissima, Antonio Mossa, ancora con Roccuzzo per Arca che può andare a crossare, lo fa, palla dentro, palla che arriva a Tanca e Palmas l'ha sfiorata, secondo tempo, adesso un'apertura per D'Andrea sulla destra, uno dei più attivi, anche più piccolino, però ci prova a superare il rigore. Di gara ha visto un fallo di Gianmalva su D'Andrea. Pronto Domenico Saba, Saba contro Pitalis agli 11 metri, capitano dell'Usinese per questo rigore, segna Domenico Saba, maglia arancione in aria ovviamente, cerca fortuna, attenzione può concludere, contropiede non si è concluso, entra Roccuzzo in aria, riesce a superare due avversari, palla al centro,
non riesce Savino ad arrivare su questo pallone perché c'è lui. Usinese ci prova ancora con un cross in area, si scontrano Galante con il giocatore del Tempio, attenzione, rimasto a terra, si muove fortunatamente, cioè, sono spaventati molto perché non si muoveva, un momento insomma di mamma mia. Viene accompagnato fuori ma correndo senza problemi, già male allora all'indietro, finisce qui giustamente, ringraziamo il signor Spezzo, il Tempio che va a salutare i propri tifosi. Vorrei ringraziare la curva e tutto il pubblico del Manconi.